Lo vedete, lo vedete? È Leandro di Roma. È Leandro Smelli, Leandro di Roma. Dio che da quanto tempo ci conosciamo. Vedete, cari amici, prima è arrivato un minuto fa. Io mi stavo preparando a fare un video su questa nuova monnezza. Perché Alberto, scusami, sì, Leandro, sì, poi Alberto Angela, siccome nessuno ha mai parlato di Cleopatra, ne parla lui, capito? Vedete che paginata per questa monnezza, la monnezza. Ci saranno 100 milioni di libri su Cleopatra, 100 milioni di libri. E lui ha voluto dire la sua, chissà che cosa avrà mai da dire di nuovo Alberto Angela. Vabbè, ma adesso è arrivato Leandro di Roma, Leandro Smelli. E Leandro Smelli, sapete che mi ha detto? Sapete che mi ha detto che vuole parlare dei giri gialli? Esatto, come argomento volevo trattare questo. Allora, beh, allora, innanzitutto volevo fare una piccola introduzione e poi entriamo nel vivo dell'argomento, e cioè che questa protesta di questi girar gialli deriva dal fatto che Macron ha aumentato il prezzo del carburante. Quindi c'è stato questo movimento di protesta che è sceso direttamente in piazza per fare in modo che in questo modo qua eventualmente le cose possano essere cambiate. E io oggi, quando sono venuto qui al bar Malù della Garbatella, caro professore, ho detto a lei, se ben si ricorda, se lo facessimo qui in Italia, ciò secondo me non si viene a verificare mai, perché noi siamo un popolo, chiamiamolo un popolo che si sta zitto, che non sta lì a scendere in piazza. Magari scendiamo in piazza per altre questioni, però per quanto riguarda queste questioni siamo un po', come dire, con la bocca chiusa, ecco, come una lampo. Siamo un popolo che sta zitto, noi. Bravo, siamo un po' così, questo è quello che penso. Chiaramente è una mia opinione che ho voluto condividere. Un popolo che si sta zitto, un popolo che tace, ma non siamo un popolo sovrano? Beh, in teoria sì, dovremmo essere sovrano, però nella pratica stiamo un po', diciamo così, cambiando direzione, nel senso che non è più come una volta. Ecco, questo è un mio parere che ho condividere con voi e con lei, professore, che oggi è qui con me, insomma. Ma noi non siamo un grande popolo, allora? Beh sì, sicuramente sì, però diciamo che variamo in alcune cose, ci facciamo sentire, però in altre no, siamo un po', diciamo così, in silenzio. Invece è bene che, per esempio, noi, se accadesse una cosa del genere in Italia, ci facessimo sentire, però accadrà questo? Ho i miei dubbi. Ecco, ma lo sai cosa dicevano nel 1400-1500 i nostri padri di famiglia, i soldati a pagamento, i mercenari, e combattevano un po' per i francesi, un po' con gli spagnoli, perché c'era la guerra in Italia tra francesi e spagnoli, e si arruolavano in un esercito spagnolo, no? Sì. Se venivano a sapere che l'esercito francese pagava meglio, di notte uscivano dall'accampamento spagnolo e andavano all'accampamento francese. Oh. E dicevano: o Francia o Spagna, purché se Spagna. Purché se magna. È una simpatica rima, come rima è molto significativa, diciamo così, ha un suo valore. Ecco. Sì, ma come va a finire in Francia, in terra di Francia? Io credo che alla fin fine questa protesta ha provocato un sacco di morti, ha provocato anche dei feriti, ci sono queste insurrezioni che ci stanno tenendo nel paese, quindi probabilmente qualcosa cambierà, ma si spera, ma comunque loro si sono, diciamo così, distinti sicuramente, e lo dico tranquillamente e serenamente, per il fatto che hanno avuto il coraggio di protestare contro queste, chiamiamole, politiche scellerate di Macron, si fa per dire, di questo politico che fa parte della Francia, ecco. Vediamo quello che succederà. Intanto i morti, i feriti ci sono. Hai detto si spera. Si spera, che si auspica. Si auspica che qualcosa... Bravo. Sì. Io vedete, c'ho un po' di attenzione. Tanta attenzione. Alejandro di Roma, tanta attenzione pure su questo qua, capito? Cleopatra ha scritto un nuovo libro su Cleopatra. È come Corrado Augas, che ogni tanto scrive un nuovo libro su Gesù. Vabbè, allora, si spera che finisca tutto bene? Ma credo proprio che non credo che andrà a finire così. Uno spera che sia tutto quanto risolvibile, nel senso che grazie a questo movimento di protesta arrivi, come si dice, al cambiamento, e quindi il carburante tornerà ad avere un prezzo equo, tra virgolette.
Ma tanto le cose si sa come andranno a finire, che tanto i movimenti di protesta in genere, e la storia ce lo insegna, hanno un valore fino a un certo punto, perché poi scendere in piazza va bene, però poi quando scendiamo in piazza, quando facciamo le cose, poi però qualcosa non è detto che si va a concludere positivamente parlando. Quindi il mio auspicio chiaramente è quello che effettivamente qualcosa cambi. Però, ripeto, ho i miei dubbi e quindi mi faccio portavoce di dubbi che mi porto dietro. Non so cosa pensa lei, professore. Ma io, a me viene in mente che nel corso della prima rivoluzione francese, 1789, Sì. e poi gli hanno tagliato la testa al re con la ghigliottina. Ghigliottina. Adesso vediamo cosa gli fanno a Macron. Macron. Vediamo cosa succederà, ripeto, concludiamo brevemente dicendo che è una situazione questa che ci fa rendere conto di come la Francia sia molto molto attaccata ai propri interessi, chiaramente, ed è qualcosa che giustamente ci deve essere in un qualsiasi popolo, al di là della Francia. Perché io penso che qualsiasi popolo sia così. È un grande informatico, eh? Sì, abbastanza bravo, È diciamo. un grande informatico, eh? Se io avessi le sue competenze informatiche, sarei uno dei re del web. Grazie, troppo gentile, professore, troppo gentile. Ha recensito tre o quattro dei miei Tre romanzi, eh? opere, tre opere. Tre. Maria Dove le Antille, La Lama e la Rosa e Il Tribuno Egizio. Capito? Capito che amici? E mica gliel'ho chiesto io di fare le recensioni, le ha fatte spontaneamente. Non sono venute molto bene, secondo me, No, no, però sono venute benissimo. mi Perché sono impegnato, ho fatto il mio non è meglio. facile, sai, fare una recensione, che sia scritta o una video, non è facile, eh. Ci ho provato, ci ho Non è provato. facile, caro, sai? È un lavoro difficile, è che un lavoraccio. Tu l'hai fatto molto bene. Grazie, professore. Leandro di Roma, alias Leandro Smelli, Grazie. è amico di vecchia data, eh. Sì, l'altra ci conosciamo, ma dal 2012, prima. Eccomi qua, cari, Cleopatra, capito? Ma chi è sta casa editrice che ha pubblicato un altro libro su Cleopatra? Ma non ti vergogni? Non ti vergogni? Con chi sei? Harper & Collins, eccolo qua. Harper & Collins, ma vergognati, che ce ne saranno 100.000 di libri su Cleopatra. Questi si sono libri che non ci stanno da nessuna parte. Questi qua, tutte cose originali. Piero Angela è andato a parlare di Cleopatra. Quanti libri ci sono su Cleopatra? Monnezza, monnezza e monnezza. Va Beh, bene. questa, ha fatto una sua disamina molto attenta e curata di questa situazione, insomma, ecco, Bravo. quindi ha fatto Va molto. bene, i gilet gialli, Gilet gialli, esatto, gilet ok, noi siamo gialli. qua al Grazie. Barbanù della Garbatella, va bene? Grazie, Vi salutiamo professore. tutti, io sono Serafino Massoni e Leandro. l'amico è Leandro di Roma, Leandro Smelli, Bravo. ok?